A Westbrook, nel Maine, la gente ha visto un enorme disco di ghiaccio nel gennaio del 2019. Questo disco sembrava una giostra invernale. Ruotava nel fiume Presumpscot. I residenti lo hanno definito in vari modi, da Icy Lazy Susan a ruota girevole congelata. Si stima che fosse largo circa 91 metri, il che lo renderebbe uno dei dischi di ghiaccio più grandi mai visti. Stranamente, l'idea del disco di ghiaccio rotante non è una novità. Si sono già verificati in luoghi come la Russia e Washington. Erano quasi sempre un cerchio perfetto. Allora, perché si formano? Alcuni scienziati nel 1997 pensavano fosse dovuto all'acqua del fiume che creava un effetto vortice attorno a un pezzo di ghiaccio, levigandolo fino a renderlo perfettamente circolare. Tuttavia, nel 2016, altri scienziati sostennero che le correnti fluviali aiutassero questi dischi a formarsi, ma erano le variazioni di temperatura a mantenerli in movimento. L'acqua più calda fa sciogliere e affondare il ghiaccio, creando un vortice che mantiene il disco in rotazione. Più calda è l'acqua, più velocemente gira. Hai mai sentito parlare delle luci di Hesdalen in Norvegia? Non sono come le aurore boreali. Immagina queste luci come sfere luminose. Si osservano almeno dagli anni 30. Queste meraviglie luminose si manifestano in varie forme e colori. A volte lampeggiano, altre volte semplicemente fluttuano nell'aria. Le luci di Hesdalen possono apparire da 10 a 20 volte a settimana. Si manifestano sia di giorno che di notte. Possono durare solo pochi secondi o rimanere sospese per più di un'ora. Curiosamente, nessuno ha la minima idea di cosa siano esattamente. Gli sforzi per comprendere queste luci includono il progetto Hesdalen, avviato nel 1983, e progetti successivi come il progetto Triangolo. Nonostante le continue ricerche, non esiste un consenso sull'origine delle luci. Alcune spiegazioni proposte includono la percezione errata di corpi celesti, aerei o miraggi. Una teoria collega le luci alla polvere sospesa in aria proveniente dalle miniere, mentre un'altra menziona il plasma formato dall'aria ionizzata e dalla polvere durante il decadimento del radon. Le rocce sonanti sono una formazione geologica affascinante di cui probabilmente non eri a conoscenza e saranno la nostra prossima tappa nel tour dei fenomeni naturali misteriosi. Puoi trovarle nella contea di Bucks, negli Stati Uniti. Se colpisci queste rocce con un martello o un'altra pietra, iniziano a suonare. Gli scienziati le hanno studiate, ma il mistero persiste. Esistono diverse ipotesi anche riguardo a questo fenomeno. Aspetti come la dimensione, la forma dei massi e il modo in cui sono impilati possono influenzare i suoni che producono. Tuttavia, questo da solo non conferisce loro la capacità di suonare. Sebbene il suono sia spesso descritto come metallico, è probabile che ciò sia dovuto alla densità delle rocce e allo stress interno, non solo al loro contenuto di ferro. Un esperimento scientifico degli anni 60 suggerì che la capacità di suonare derivasse da uno stress interno, non dall'erosione esterna. Le rocce vive trovate al centro dei campi di massi hanno mostrato espansione o rilassamento dopo essere state tagliate, indicando tensioni elastiche interne. Un lento tasso di erosione in campi aridi potrebbe causare queste tensioni. La teoria dello stress residuo suggerisce che questi massi agiscono come corde di chitarra. Un masso senza stress emette un tonfo sordo, ma uno stressato risuona a diverse frequenze. I massi possono ancora suonare quando vengono rimossi dai loro campi, dando origine a miti riguardo al loro furto. La maggior parte dei campi ora è stata liberata dai piccoli suonatori e rompere i grandi massi interrompe il suono. È necessario un equipaggiamento grande per spostare i rimanenti suonatori piccoli che pesano oltre una tonnellata. Parliamo delle palle di fuoco Naga. Si manifestano soltanto lungo il fiume Mekong in Asia. Queste palle di fuoco capricciose si trovano in un tratto di fiume di soli 250 km. Le sfere di colore rossastro emergono naturalmente dall'acqua e si elevano in aria. La loro dimensione varia da piccole scintille fino alla grandezza di un pallone da basket. Il numero di palle di fuoco segnalate varia da decine a migliaia per notte. Possono essere osservate tutto l'anno, ma sembrano impazzire durante la luna piena di fine autunno. Perché? Beh, questo è solo uno dei loro piccoli misteri.
Alcuni hanno cercato di spiegare scientificamente il fenomeno. Una teoria suggerisce che il gas fosfina infiammabile proveniente dall'ambiente paludoso potrebbe essere la causa. Tuttavia, gli scettici sostengono che l'accensione spontanea non sia probabilmente il motivo. Un'altra spiegazione scientifica coinvolge orbite di plasma fluttuanti create quando l'elettricità superficiale viene scaricata in una soluzione. Queste però si verificano tipicamente in ambienti controllati durante esperimenti, e non naturalmente. Possiamo continuare con la discussione sul fulmine globulare. È un fenomeno estremamente raro, una sfera luminosa che appare nell'aria. Tende a manifestarsi vicino al suolo durante i temporali, in compagnia dei fulmini tradizionali. Può essere rosso, arancione, giallo, bianco o blu, ed è spesso accompagnato da un sibilo e un odore strano. Questa sfarzosa sfera di luce è uno spettacolo rapido, dura solo alcuni secondi, si muove in fretta e poi, puff, scompare, a volte silenziosamente, altre volte con un piccolo scoppio. Il fulmine globulare potrebbe sembrare un guastafeste, ma di solito è innocuo. Certo, è noto che bruci o fonda qualcosa di tanto in tanto, ma non è intenzionato a nuocerci. Gli scienziati non sono completamente sicuri del motivo per cui ciò avviene o di come sia collegato al fulmine normale. Le persone hanno proposto idee come comportamenti strani dell'aria o dei gas, cose legate a plasma ad alta densità o persino un vortice di gas luminosi. Anche la radiazione a microonde è intrappolata in una bolla di plasma e nella lista, ma non confonderlo con il fulmine a perle. Quest'ultimo è diverso, più simile a una stringa di perle, e si verifica quando un fulmine persiste per un buon pezzo di secondo. Siamo ora nella zona del silenzio di Mapimi. È vicino a questo posto, in Messico. Si racconta che in questa zona desertica non si possano ricevere segnali radio o parlare con qualcun altro. Nel luglio del 1970, un razzo proveniente dallo Utah si è discostato dalla sua rotta ed è atterrato qui. Trasportava una sorta di cobalto. Le autorità hanno dovuto rimuovere tonnellate di terra dal luogo dell'incidente. Ora, grazie alle operazioni di pulizia, la zona silenziosa è avvolta in miti. Le persone parlano di strani fenomeni magnetici che interferiscono con le radio e di piante e creature che subiscono mutazioni. Beh, i locali ci giocano su, potenziando il turismo nella regione. Bene, ora possiamo parlare un po' del sole. Beh, non è semplicemente una grande palla di fuoco. Ha uno strato esterno chiamato corona. Pensala come una giacca invisibile del sole fatta di gas. Di solito non puoi vederla perché il sole è estremamente luminoso, ma c'è un trucco. Durante un'eclissi solare totale, quando la luna si frappone tra noi e il sole, la corona appare tutta luminosa e bianca. La corona è rovente, persino più calda della superficie del sole, il che è piuttosto strano. Gli scienziati sono in missione per risolvere questo mistero del calore. Hanno scoperto qualcosa chiamato bombe di calore, che vengono lanciate dal sole verso la corona, esplodendo e riscaldando l'ambiente. Ma questo potrebbe essere solo un pezzo del puzzle. Vedi, la superficie del sole è come un parco giochi ricoperto di campi magnetici. Questi campi magnetici creano forme interessanti sul Sole, come anelli e flussi. Telescopi speciali ci aiutano a osservare questi motivi affascinanti da vicino. La corona si estende lontano nello spazio e da lì invia il vento solare che si muove attraverso il nostro sistema solare. Le sue particelle sono così veloci che sfuggono alla gravità del Sole. Quindi c'è questo posto fantastico chiamato spiaggia di Kuala Selangor, che si può visitare solo quando la marea è bassa. L'orario cambia ogni giorno e non è possibile accedervi quando la marea è alta. La maggior parte del tempo è nascosta sotto il mare, non compare nemmeno sulla mappa. Ma quando la marea è giusta, bam, emerge, un po' come la versione malese del Salar dei Uyuni. Le persone la chiamano lo specchio del cielo, perché quando non è sommersa si trasforma in un enorme riflesso del cielo, un posto fantastico per scattare foto instagrammabili. Oltre ad essere una destinazione di viaggio eccezionale, ospita anche una varietà di vita marina, come le vongole e le giovani vongole, che vivono lungo le sue sabbiose rive.